tutti, oggi sono qua nella solita postazione natalizia ormai che avete visto in tanti Cibimas per parlare di un argomento in realtà che non c'entra nulla col Natale, anzi che molti potrebbero vedere come qualcosa anti-Natale, soprattutto anti-spirito natalizio. Perché infatti vi parlerò delle serie crime che sto attualmente seguendo su Netflix. Piccola premessa, io sono una grandissima amante del crime. Contate che una delle mie serie TV in generale preferite di sempre è CSI, serie che ho cominciato a guardare da ragazzina. Il mio sogno era diventare parte del team, diventare una criminologa, lavorare nel laboratorio di CSI. E in parte ci sono anche riuscita perché all'università ho fatto un lavoro molto molto simile a quello, per poi scoprire che non era la mia vocazione. Però a parte questo ho sempre continuato a documentarmi leggendo o guardando storie di crime, in particolare basate su storie vere. Non disdegno la fiction, ma quando so che un documentario o una serie basato su un fatto realmente accaduto e ci sono proprio le immagini delle prove, i processi e così via, non so resistere. E in quest'ultimo periodo ho guardato ben due serie di questo genere su Netflix, di cui vi volevo brevemente parlare. La prima serie che ho guardato è intitolata The Keepers. Questa serie parte dalla scomparsa di una suora di 27 anni avvenuta negli anni 70, non ricordo se nel 69 o nel 70. Comunque in quegli anni è scomparsa appunto questa suora che insegnava a scuola, era molto ben voluta e infatti le protagoniste, diciamo, sono due signore ormai di una certa età che dopo 50 anni da allora continuano imperterrite a documentarsi e a chiamare diverse persone, raccolgono comunque informazioni per far luce su questo caso irrisolto. Tutto parte da questa suora, che dapprima è scomparsa e poi è stato ritrovato il cadavere, è diciamo soltanto la punta di tutto quello che c'è sotto. Perché infatti non si parla esclusivamente di questo caso irrisolto dell'amore delle alunne nei confronti di questa suora, ma si parla soprattutto di abusi. Perché infatti in una delle scuole in cui ha insegnato questa suora c'era un prete che abusava delle studentesse. Questi abusi sono stati denunciati in più di un'occasione, ma non ci sono mai stati dei reali provvedimenti nei confronti di questo prete. Ed è la cosa secondo me più sconvolgente di tutta questa serie, il fatto che diverse donne testimoniano e raccontano quello che hanno passato, quello che è successo loro e in alcuni casi o nessuno credeva alle loro storie, o non avevano il coraggio di confessarle a qualcuno, perché quando tutto questo è avvenuto erano adolescenti e il prete si trovava in una posizione di potere all'interno della scuola. Secondo me è una serie ben fatta perché appunto parte da un caso abbastanza semplice e ne tira fuori sempre, puntata dopo puntata, qualcosa di nuovo. Per cui, dopo aver visto un episodio o due, non sai già tutto. Ogni volta vengono fuori dei nuovi dettagli e quindi ti stimola a continuare la serie. È molto ben fatta sotto questo punto di vista, non ti svela tutto, ma allo stesso tempo non ti dà informazioni inutili, soprattutto all'inizio. Una cosa molto interessante è che parte poi tutto da due signore, quindi non da delle vere e proprie autorità, da due persone qualunque che hanno creato un gruppo su Facebook cercando di rintracciare le persone coinvolte ai tempi o che avessero notato qualche cosa che potessero aiutare. E loro due si sono messe a contattare tutte le persone, hanno creato un loro archivio a mano con tutte le documentazioni, si sono più volte rivolte alle autorità chiedendo dei certi documenti e così via. L'ho trovata una cosa bella perché si vede che anche dopo così tanto tempo è qualcosa che ha segnato le loro vite, anche se nel caso di queste due signore non sono state coinvolte personalmente, ad esempio, nella storia di abusi. Quindi è una cosa che mi ha colpita tanto. L'unica cosa che mi mette un po' in crisi con serie di questo genere, soprattutto americane, è che il documentario, il film, è sempre di parte.
Per quanto si cerchi di intervistare comunque i due punti di vista, c'è sempre una direzione in cui vuole andare il regista, in questo caso nell'affermare che il prete fosse colpevole di questi abusi. Io ovviamente non ho una mia parte, ho dei dubbi non in merito alla questione degli abusi, in merito ad altre cose, ma dal momento che le testimonianze sono quasi esclusivamente di certe persone, le affermazioni che vengono fatte, gli eventi che vengono tirati in ballo virano tutti verso accusare determinate persone che non hanno modo di difendersi o di dire la loro perché o non sono state intervistate o purtroppo sono morte. Un'altra cosa che non mi ha soddisfatta, diciamo, al 100% di questa serie è appunto che, ahimè, è un mistero tutt'oggi. Al di là di questo, comunque, trovo che sia interessante non solo scoprire come va a finire una storia, ma proprio come ci si è arrivati, sentire tutte le voci in questione. E un'altra cosa che purtroppo mi fa molta rabbia è come vengano trattate le denunce nel caso di abusi in certi stati in America, perché questo era il caso, perché è veramente degradante sentire ancora oggi storie di questo genere. O sentire storie del tipo che i preti accusati di pedofilia o di abusi fossero mandati in un centro psichiatrico con la scusa che erano depressi, che avevano dei problemi psicologici, ma mai citando gli abusi. E nel caso di questa serie è stato intervistato anche uno dei medici di questo ospedale che un giorno ha scoperto che uno dei preti era stato mandato non perché fosse depresso, ma appunto perché aveva abusato di un ragazzino. E da allora si è cercato di rifiutare questi pazienti senza una vera e propria documentazione che in realtà non è mai stata fornita, o il fatto che le denunce non siano mai state, diciamo, formalizzate, ma che semplicemente i preti venivano spostati da una sede all'altra, nonostante le denunce, eccetera. Non ci sono mai stati dei veri provvedimenti, si è semplicemente spostata una persona da una scuola all'altra e quindi essenzialmente non è cambiato nulla. Dopo aver terminato The Keepers, mi è stato consigliato da Netflix The Staircase, un caso totalmente differente, ma in ugual modo addicting per me, anche se è leggermente troppo lunga per i miei gusti. Sono tipo 13 episodi, mentre The Keepers ne conta 7. 8 al massimo. Devo ancora finire di vedere gli ultimi 4 episodi, però per ora ho una chiara opinione in merito. Quest'altro caso si basa invece sulla morte della moglie di uno scrittore americano, Michael Peterson. Sua moglie è stata ritrovata morta in fondo a una rampa di scale molto stretta e ripida, e nonostante il marito sia certo che si tratti di un incidente, lo Stato lo accusa invece di omicidio. E quindi tutto il caso si basa proprio su questa morte, in particolare sulle lacerazioni che vengono trovate sul cranio della donna morta. Questa serie per me è molto ben fatta, nonostante anche in questo caso sia di parte, però ho trovato estremamente interessante il fatto che si vada veramente nel profondo, non soltanto per quanto riguarda il processo, ma proprio come viene costruita la difesa, che per me è interessante vedere. Ad esempio la preparazione dei testimoni, cioè non sapevo ci fosse veramente una persona che allena, tra virgolette, i testimoni in questo senso. Vabbè, è una piccolezza, però ho apprezzato tantissimo, ad esempio, anche la parte in cui ci sono i medici legali che analizzano le varie foto, soprattutto le tracce di sangue, che è una cosa che ho sempre visto fare in CSI, quindi mi sentivo particolarmente emozionata, cercando di capire come si è mosso il corpo, come si sono provocate queste macchie di sangue, soprattutto gli schizzi sulle pareti, se fosse possibile o meno che il marito l'avesse aggredita, perché essenzialmente è vero che ci sono delle lacerazioni sulla testa della donna, ma non ci sono state fratture craniche, ematomi, quindi nulla da pensare che qualcuno l'abbia colpita intenzionalmente alla testa, ma che sia semplicemente caduta. Andando avanti c'è poi una ricostruzione fatta al computer, secondo me
molto ben fatta, penso che le persone chiamate in causa siano veramente esperte, competenti. Io almeno ho avuto questa impressione, quindi è stato molto interessante dal lato puramente scientifico del caso e vedere anche come funzionano i processi in America. Se siete interessati anche voi a questo aspetto, vi consiglio di guardare anche Un giorno in pretura, che è essenzialmente la stessa cosa, però sui casi italiani. Lo potete trovare facilmente su Rai Play. A me piace molto, soprattutto perché non è di parte, è magari meno scenico, meno drammatico, però è una cosa un po' più realistica e non c'è un regista di parte, vengono presentati i fatti e secondo me è molto più oggettivo come programma rispetto a queste serie americane. È una serie che mi sta piacendo tanto, al di là del fatto che sia colpevole o meno quest'uomo, che come vi dicevo non è tanto quello il senso per me di guardare queste serie per capire se uno è stato veramente o no il killer, basterebbe semplicemente googlarlo. La cosa più interessante secondo me è tutto quello che c'è dietro, le indagini, e per me è affascinante vedere come vengono interpretati in maniera spesso molto differente dei dati abbastanza oggettivi, come possono essere delle ferite, degli schizzi di sangue sulla parete e così via. In certi punti ci sono poi delle vere e proprie dimostrazioni, come avviene a volte in CSI, ad esempio si mettono una tuta e iniziano a colpire ad esempio una spugna, pregna di inchiostro, di vernice, cercano di simulare alcuni schizzi sulle pareti. Queste sono le due serie crime che ho visto su Netflix. The Staircase la devo terminare, però sono a buon punto e mi sento di consigliarvele se vi piace questo genere. Ce ne sono sicuramente tante altre su Netflix, le ho viste anche se ho pochissimo tempo, però se ce n'è una magari che vi è piaciuta particolarmente e me la volete consigliare, mi raccomando fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Spero che questo video un po' antinatalizio vi sia comunque piaciuto, io avevo piacere di parlarvi insomma delle mie ultime visioni e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!